sera, dopo aver esultato chiaramente per la vittoria del Napoli, sono stato fino alle 3 di questo mattino a lavorare sulle carte, perché la domenica è l'unico giorno in cui riesco a leggere, perché da lunedì al sabato è impossibile. Ho però seguito in queste ore chiaramente il dibattito che c'è stato sui social, ma noi, come dire, abbiamo un atteggiamento di grande umiltà di fronte a chi vuole, insomma, fotografare la nostra città, e non ci facciamo mai condizionare, nel senso che abbiamo sempre detto che la critica costruttiva, il racconto, l'analisi ci fanno sempre trovar pronti. Non siamo particolarmente affascinati dalla lettura unilaterale e siamo assolutamente consapevoli che la realtà di Napoli non è quella che viene descritta sempre in termini così negativi. Il che lo dico subito, altrimenti ci sarà un'altra copertina nella quale si dirà che il sindaco dice che a Napoli non ci sono i problemi. Noi li vediamo ogni giorno i problemi e li stiamo anche affrontando e in parte li stiamo anche risolvendo. Ci spiace quando, insomma, e lo percepiamo che è una volontà ben precisa di raccontare Napoli in modo unilaterale. Questa è una cosa che va avanti da tempo, del resto noi siamo una città che si sta costruendo con autonomia, con la forza di un popolo, con l'onestà, con le mani pulite, al di fuori di un sistema che ha schiacciato l'Italia in questi anni, che è stato fatto appunto da interessi molto opachi. E io capisco anche che una città che si sta riscattando da sola, con le sue energie, senza soldi, senza cricche, senza camorre dei colletti bianchi, senza affarismo, senza commistioni opache tra pubblico e privato, senza avere nessuna comunicazione forte alle spalle, dà fastidio, perché libera energie, diffonde responsabilità e potere e non piace a chi ha nelle mani la concentrazione del potere. Quindi sono un pochino più attento all'ascolto dei cittadini, alle assemblee popolari, alle letture dei social e della libera informazione. Quando avrò il tempo leggerò anche l'Espresso.